Bentrovati con l'informazione di Cilento TV. In studio, come sempre, Mirko Cammarano per aggiornarvi sulle notizie in primo piano per questa edizione del TG di Cilento TV di lunedì 18 febbraio 2019. Cronaca. Sapri, gravidanza a rischio. Trasporto d'urgenza a Nocera in elisoccorso per salvare un neonato. In eliambulanza da Sapri a Nocera per salvare mamma e bimbo, ancora in grembo per una gravidanza a rischio molto pericolosa e complessa. La paziente alla sua prima gravidanza, non più giovanissima, alla 34esima settimana di gestazione, ha accusato problemi gravi. Presentava una placenta previa, disposta cioè nella parte bassa dell'utero davanti al feto, una situazione che può provocare emorragie. Per questo è stato disposto il trasferimento da Sapri a Nocera, dove ci sono reparti d'eccellenza all'Umberto I, anche per quanto riguarda la terapia intensiva neonatale, dove il neonato sarà ricoverato nel caso nasca prima del tempo. I medici dell'Umberto I hanno preso in cura la donna e per il momento è stato evitato l'intervento chirurgico con parto cesareo per dare maggiori possibilità al feto di continuare a vivere nel grembo materno e a non nascere prematuro. La notizia conferma il valore dell'Umberto I, che ha il primato di 1.600 parti all'anno, che fanno dell'unità operativa di ginecologia la terza in Campania con pazienti che arrivano da ogni parte. Incendio in un garage a Buonabitacolo, carro allegorico del carnevale distrutto dalle fiamme. Un triste episodio è quello avvenuto questa notte a Buonabitacolo, un carro allegorico del carnevale buonabitacolese dedicato alla favola di Peter Pan ha preso fuoco in un garage ubicato in Contrada Petrale. Dal galeone di Peter Pan, il celebre veliero, non è rimasto nulla dopo circa 5 mesi di lavoro per la sua costruzione. Sconosciute le cause dell'incendio, anche se, secondo indiscrezioni, si tratterebbe di un atto di matrice dolosa. Rabbia e sgomento a Buonabitacolo, dove tantissime persone impiegano diversi mesi di lavoro per contribuire alla riuscita dell'evento. Sul posto presenti anche le forze dell'ordine che indagano sull'accaduto. Politica, Campania richiede autonomia per ambiti. Ecco la richiesta ufficiale di autonomia differenziata avanzata dalla Campania. Gli ambiti sono tutela e sicurezza lavoro, istruzione tecnica e professionale, internazionalizzazione imprese e commercio con l'estero, ricerca e innovazione, governo del territorio, ambiente, infrastrutture e lavori pubblici, tutela salute, agricoltura, fauna e acquacoltura, beni culturali, spettacolo e sport, giustizia di pace, partecipazione a formazione e attuazione, diritto UE, coordinamento, finanza pubblica e tributi. Nella lettera al Premier e al Ministro per gli Affari Regionali, De Luca sottolinea che la Regione Campania considera sacro e inviolabile il principio dell'unità e della solidarietà nazionale. Considera irrinunciabile l'obiettivo del superamento del divario nord-sud. Accetta pienamente la sfida dell'efficienza e del rigore amministrativo ed è impegnata a combattere ogni realtà di disamministrazione, spreco, incapacità amministrativa, clientela e lamentazione presente in qualche area del sud. Nuova guida alla Procura di Salerno. Salerno in 5 in corsa per il vertice della Procura. Alla fine saranno 5 candidati per il vertice della Procura di Salerno. Si tratta di Leonida Primicerio, di Nocera Inferiore, 66 anni, magistratura da 38, Luigi D'Alessio, di Salerno, 65 anni, attualmente procuratore capo a Locri, Giuseppe Borrelli, napoletano di 60 anni e da 5 anni procuratore aggiunto a Napoli e coordina la selezione distrettuale antimafia. Nunzio Fragliasso, originario di Portici, 62 anni, procuratore aggiunto a Napoli. Domenico Airoma, anche lui di Portici, 56 anni. Camerota festeggia i 50 anni di Don Gianni Citro. Grazie Don Gianni per i semplici valori che doni alla comunità. Tanti auguri da parte di tutti noi. E il centro di questi giorni, i bambini del fascismo, le catechiste, il gruppo francescano, il comitato San Domenico, il coro Bianca Maria Gigi, il coro Carità Bruno, il gruppo Venezuelani di Marina, la comunità tutta, il gruppo Pulizione di Chiesa. Il messaggio che ho ricevuto diceva
auguri, benvenuto nel club. Io, no, ti dico, non tenevo il numero memorizzato e ho guardato la fotografia, è una signora del più di 70 anni. Ma scusi, quale prego, quale prego tu? Va bene. Quindi stasera vuoi farmi dire che io ho preso un po'. Poi un altro messaggio dice, da oggi poi sarà tutto in discesa. La comunità di fedeli di Camerota ha voluto festeggiare nel migliore dei modi i 50 anni di Don Gianni Citro, sacerdote delle parrocchie di Marina di Camerota e Lentiscosa. Sono stati infatti tantissimi a partecipare al brindisi benaugurale che la comunità parrocchiale ha organizzato prima a Lentiscosa e poi a Marina di Camerota. Domenica sera, presso la sede della Fondazione per la Cultura, da poco inaugurata da Don Gianni Citro, altri amici hanno voluto festeggiare con il sacerdote, da sempre attivo sul territorio, con eventi culturali e manifestazioni rivolte ai giovani. Don Gianni è apparso molto emozionato e ha dichiarato in più momenti di essere grato ai tantissimi concittadini, e non solo, che hanno testimoniato con telefonate, messaggi e con la partecipazione alle feste affetto e stima. Un grazie particolare è andato anche a chi ha attivamente lavorato per organizzare i festeggiamenti per il compleanno di Don Gianni. Le telecamere di Cilento TV erano presenti al compleanno di Don Gianni Citro per seguire da vicino la festa di compleanno del parroco, a cui hanno preso parte, oltre che tantissimi fedeli amici, anche rappresentanti delle istituzioni, tra cui il sindaco di Camerota, Mario Scarpitta, e i consiglieri comunali di entrambi gli schieramenti. A nome dell'intera redazione giornalistica di Cilento TV e Cilento Time, rivolgiamo un affettuoso augurio di buon compleanno a Don Gianni Citro. Tor Chiara, Circolo Legambiente Ansel Keys rinnova invito al tesseramento 2019. Il Circolo Legambiente Ansel Keys Tor Chiara Alto Cilento rinnova il suo invito al tesseramento 2019. Da gennaio, infatti, è aperta la campagna per diventare soci di un non circolo che mette al centro della sua attività il benessere del cittadino, combattendo insieme per un mondo che rispetti maggiormente il proprio ecosistema. Il Circolo Legambiente però non è solo tutela del territorio, ma anche luogo di incontro per discutere di temi sociali e proporre attività che favoriscano il dialogo tra le persone. Quest'anno Legambiente festeggia 39 anni dalla sua nascita, un traguardo che sottolinea l'importanza della sua presenza sul territorio nazionale. In questi anni sono state molte le battaglie e le attività che ho svolto con Legambiente, afferma Adriano Maria Guida, presidente del Circolo di Tor Chiara. Il mio entusiasmo e la mia voglia di fare aumentano con il tempo, perché tante sono le gratificazioni che ricevo dai miei soci e da tutti coloro che si avvicinano a noi. I sacrifici e gli ostacoli non mancano, ma ora, più che mai, siamo pronti a fare sempre di più. Rinnovo perciò con piacere il mio invito al tesseramento per coinvolgere un numero sempre crescente di persone e lavorare insieme per il benessere dei cittadini e la tutela del territorio. Per informazioni, consultare la pagina Facebook Legambiente Circolo Ansel Keys Tor Chiara Alto Cilento, il profilo Instagram Legambiente Ansel Keys o scrivere a info@legambientetorchiara.it. Curiosità, Cassazione, conducente deve chiedere a passeggeri di allacciare le cinture. La Corte di Cassazione ha stabilito che il conducente, prima di iniziare o proseguire il viaggio, ha l'obbligo di controllare che questo avvenga in conformità delle regole di prudenza e di quanto statuito del codice della strada, anche con riferimento alle persone trasportate. Detto in altre parole, prima di partire assicuratevi che tutti i passeggeri del veicolo abbiano allacciato le cinture di sicurezza. La Cassazione si è pronunciata di recente sul caso di una passeggera che a causa di un incidente stradale ha subito alcune ferite. La donna ha citato in giudizio la compagnia assicurativa, il proprietario del veicolo e la conducente per aver risarcito tutti i danni. Secondo la Cassazione, qualora il passeggero a seguito di un incidente dovesse subire delle lesioni, potrebbe citare in giudizio il conducente che, non pretendendo l'utilizzo dei sistemi di sicurezza, ha certamente concorso alla causazione del danno, ha spiegato l'avvocato Alessandro Villa.
Evidente l'intento di responsabilizzare il conducente, introducendo un vero e proprio obbligo di controllare che tutti i passeggeri adottino un comportamento conforme alle disposizioni del codice della strada, tanto che, in caso di comportamento remittente, può rifiutare il trasporto o interromperlo. Si badi bene, ha continuato l'avvocato, che la violazione di tale obbligo non ha un mero rilievo civilistico, ma può anche essere fonte di responsabilità in sede penale. Per converso, il guidatore non ha alcuna responsabilità sotto un profilo amministrativo e pertanto solo il passeggero potrà essere sanzionato per l'omesso utilizzo, fatto salvo che non si tratti di minori. Sport, il punto sul weekend calcistico. Weekend calcistico dalle forti emozioni, quello appena trascorso. Entriamo nel dettaglio partendo dalla Serie B, dove una scatenata salernitana, dopo le ultime polemiche, torna al successo battendo 4-2 in trasferta l'Ascoli, grazie alla prima rete di Calaiò in maglia granata, ed una doppietta del rivitalizzato Yellow e un gol di Casasola. Con questa vittoria gli uomini di Gregucci tornano a vedere la zona playoff. In Serie C, sconfitta per l'ormai derelitta Paganese 2-1 sul campo del Catania e pareggio che lascia l'amaro in bocca per la Cavese, bloccata sull'1-1 della Viterbese. La zona playoff dista sempre due lunghezze. In Serie D, convincente vittoria per la Gelbison di De Felice, che grazie ad una tripletta di Mercai e un gol di Capitan Cammarota batte 4-2 il Francavilla e vede la salvezza. Adesso il vantaggio sulla zona play-out è aumentato a 5 punti. In eccellenza, brutto passo falso per l'Agropoli di Esposito, battuto per 2-1 dalla Battipagliese, che adesso vede avvicinarsi pericolosamente il San Tommaso Calcio, vittorioso per 2-0 sul campo del Valdiano, che a sua volta resta sempre al penultimo posto. In promozione il campionato è apertissimo, con 5 squadre racchiuse in appena 6 punti. Vincono tutte in testa con la San Maurese, che si mantiene sempre a 3 punti dalla vetta grazie al 5-2 ottenuto sul campo della temeraria Calcio. In prima categoria rallenta ancora il Velina, che non va oltre l'1-1 in casa contro il Rofrano e vede avvicinarsi il Real Bellizzi Corsaro per 3-1 sul campo della Gregoriana. In coda torna alla vittoria la Polisportiva Marina di Mister Infantini, 3-1 sul Real Palomonte, grazie a Capitan Sasà Esposito e Marsicano e altra posizione guadagnata in classifica. Il campionato di seconda categoria vede ancora vittoriose le Big, la Ceroli mantiene sempre la testa della classifica grazie alla vittoria per 4-1 sul campo del Real Bianca. Tengono il passo anche Cornodoro e Lentiscosa, che grazie alle reti di Luca, Garofalo e Dinga espugnano il campo del Stella Cioffi e continua a sognare. In terza categoria pareggia la capolista Angellara 0-0 in casa contro il Super Santos, ne approfitta il Civi Sport, che vince e si porta a meno 4. Avanza il giovane Palinuro, che grazie al 2-0 ai danni degli Cusati rilancia le proprie ambizioni. Infine, nel campionato di calcio a 5 in Serie D allunga sempre di più il Green Park Olevano, che battendo il Real Moio nel big match di giornata vede sempre più vicino il traguardo della Serie C2. In coda, importante punto conquistato dall'Antonio Esposito di Marina di Camerota. Gli uomini di Martuscelli, sotto di 3 reti, rimontano nel finale e impattano sul 4-4 finale nel derby contro il Real San Nicola. Un bel modo di omaggiare la gigantografia del compianto Antonio Esposito, inaugurata in settimana all'interno del Teano Sport. E con l'ampio spazio dedicato allo sport chiudiamo l'edizione odierna del nostro TG. Vi diamo appuntamento alle prossime edizioni augurandovi una buona giornata ed un buon inizio di settimana con la programmazione di Cilento TV.